Pronto, sono qui, ciao a tutti. Salve a tutti. Anche Francesco. Vi ricordo che sono Claudio Simeone, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Militare Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Francesco, un messaggio particolare per Franco. Franco, ho fatto un'altra cacciata, mi sono dimenticato i nastri da registrare a casa, per cui come viene la registrazione, non ti preoccupare. Sì, io non ho portato i CD, perciò siamo pari uno. Beh, io ne ho una trentina di CD a andare. No, io non ho fatto tempo, comunque vuol dire che la Befana ci porterà carbone questo giro. Sì, in effetti è un po'... Va bene Francesco, da dove cominciamo? Ci sono molte cose da cominciare, anche perché ci sono stati i botti di fine anno, però alcune cose sono servite, questi botti di fine anno, a far venire a galla delle cose che Claudio ancora non sa, che dopo gli andrò a raccontare, e penso che questa sera lo troverete particolarmente arrabbiato e ferocito. Ha ragion veduta, sinceramente, nel senso che se lo trovate particolarmente arrabbiato questa sera, penso che si arrabbierà ancora poco per quello che gli dovrò dire dopo in privato di alcune cose che sono venute fuori circa gli squali di lavori che stanno facendo i cattolici tramite alcuni mercenari venduti, infami. Si potrebbe usare tutto quanto il vocabolario, e saremo ancora educati, gentili e persone troppo buone, di alcuni atteggiamenti che stanno venendo fuori. Ecco, io dico, soprattutto per gli amici che sono presenti su internet, che hanno visto i soliti attacchi. Benissimo, questi attacchi sono stati in parte contenuti da me, e su alcune cose sono venute fuori delle affermazioni di una notevole gravità. E tra l'altro quello che noi avevamo detto, anche Claudio aveva detto già da giugno-luglio, si sta mascherando proprio per l'incapacità delle varie merdacce che stanno collaborando a questo tentativo di progetto. E comunque, come sempre, la nostra intuizione, chiamatela così, la nostra chiaroveggenza, la nostra ormai esperienza nel vedere le cose, ci ha fatto capire che esisteva un progetto ben chiaro, finalizzato a creare un paganesimo domesticato, disponibile al dialogo, interreligioso, disponibile al dialogo, disponibile a parlare, a trattare con la Chiesa Cattolica, a trattare poi tra l'altro con gli elementi peggiori della Chiesa Cattolica, se c'è qualcosa di bene nella Chiesa Cattolica, allo scopo, al puro scopo di trovarsi una versione addomesticata, addomesticabile da zoo, da mettere in gabbia, da mettere in vetrina come trofeo per la Chiesa Cattolica Italiana. E questo sta avvenendo appunto con alcune persone che sono direttamente vendute, passate col nemico, delle persone che io comincio a dubitare che siano in buona fede. Cominciamo a dircelo una cosetta chiara, Francesco. Fin dall'inizio noi sospettavamo, del nostro odore, nostra puzza, che persone avessero delle intenzioni diverse, sì, dalla costruzione del paganesimo. Perché questo? Perché i loro discorsi erano vuoti, erano a metà, erano senza un contenuto reale, cioè non avevano una passione, non avevano emozioni. A proposito, questo sarà anche uno degli argomenti del prossimo dibattito, esatto, il giudizio di necessità. Erano praticamente privi di sostanza, però siccome praticamente non dicevano assolutamente niente, più di tanto non vi abbiamo dato bago, se non in certi momenti dove dei flash ci venivano fuori e ci facevano incazzare. E non riuscivamo neanche noi effettivamente a comprendere le motivazioni, cioè c'erano queste cose che giravano, però non riuscivamo, anche perché non avevano una definizione, che non erano definite in maniera precisa. E per cui ogni tanto sì, ci si arrabbiava, si metteva in luce alcune cose, però non si riusciva a capire dove andassero effettivamente a parare. Adesso adesso Francesco poi mi dirà quello che lui ha scoperto, quello che lui è venuto a sapere, però in effetti uno dei problemi era anche questo, cioè il paganesimo non è semplicemente un fenomeno che avviene qui in Italia, è un fenomeno a livello mondiale, e essendo un fenomeno di ricostruzione del pensiero antico in chiave moderna, cioè in questo momento, chiaramente è aperto, è in gioco. Francesco, sì. Mi saluti, saluta quella persona, Adriano, ciao. questo pensiero si sta, ciao Adriano, ciao. Scusa,
questo pensiero si sta strutturando e si sta costruendo proprio per diventare preziosi per gli esseri umani. Ebbene, in questo momento, che è un momento di fragili equilibri, perché è uno dei momenti dell'inizio, la Chiesa Cattolica è già arrivata prima di tanti nostri ascoltatori ad ascoltare cosa? Non al fatto che mi dico il macellaio di Sodoma e Gomorra, il pazzo di Nazareth, lei lo sa benissimo tutto questo, cioè non ha assolutamente problemi da questo punto di vista. Il vero problema sta nella struttura di pensiero, sta in tutto quello che noi andiamo manifestando, perché pone la base per la costruzione del futuro, pone la base affinché l'uomo sia in grado di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita e va a definire a livello filosofico, a livello religioso, a livello teologico, a livello etico e a livello intimo della persona, quella che è la struttura di pensiero futura in cui tutte quelle che sono le tensioni di libertà, le tensioni dell'uomo, le tensioni che portano alla costruzione dell'uomo e anche alla modificazione di quelli che sono i sistemi sociali, perché riferiti agli dèi hanno una valenza assolutamente diversa che non riferiti al monoteismo, al Dio unico, di cui la Chiesa Cattolica ha un terrore folle. A questo punto cosa succede? Se la Chiesa Cattolica è intervenuta prima nel tentativo di fermarci in vari modi, e quando ha visto che i vari modi non sono riusciti, cioè non hanno avuto nessun sbocco, non ha fatto altro che comperare materialmente delle persone affinché si incaricassero, sia nel tentativo di distruggerci a noi, distruggere a noi e il nostro lavoro, e nello stesso tempo di creare quell'alternativa di pensiero povero, di pensiero misero, davanti al quale la Chiesa Cattolica dice: vedete, noi abbiamo il pensiero filosofico, abbiamo il pensiero serio, state in fondo sono ragazzini che giocano. E questo tentativo con noi ha cozzato contro il muro, ma non ha cozzato solo con noi, io e Francesco, ha cozzato perché con tutto il lavoro che abbiamo fatto su internet abbiamo alzato delle poderose antenne affinché il mondo veda quello che è l'alternativa. Sì, beh, poi c'è anche un discorso da fare, come molti ascoltatori sanno, perché sono iscritti alle varie mailing list, avranno notato che ad esempio questa volta sono stati vari attacchi sulle varie mailing list che sono attivate. Si hanno giocato su 5 mailing list diverse. Ecco, e di conseguenza questo viene fatto perché? Perché le nostre mailing list hanno una caratteristica che hanno sempre avuta, che è quella di essere totalmente libere, non controllate, non vincolate. E cosa fanno soprattutto un noto infame di Cartigliano, così diamo anche la collocazione geografica del tipo? Loro sono al servizio della Silvana Radovani, già tristemente famosa ai nostri ascoltatori. Benissimo, l'attacco fatto sulle nostre mailing list porta soltanto alla necessità di cercare di bloccare quali sono le nostre, diciamo, scelte, tipo quella di lasciare l'iscrizione libera, di non controllare, di non moderare gli iscritti, di non controllare, di non vagliare, di non censurare gli interventi. Loro vogliono in pratica, siccome nell'area del paganesimo italiano le nostre mailing list, cioè le liste di discussione, sono le principali, le più quotate, le più famose, le più antiche, le più dense anche di contenuto, vogliono in tutti i maniere che si limiti l'iscrizione, che vengano moderate, affinché questi presunti cacciatori di sette possano dire: vedete come si comportano i pagani, hanno le mailing list in cui decidono chi si iscrive, decidono di chi deve parlare e chi deve intervenire, e in questo motivo il loro scopo è questo, per fornire pretesti, per dire: vedete, loro fanno questo, lo fanno segretamente, sono su internet e hanno la mailing list con l'approvazione dell'iscrizione, hanno la mailing list in cui sono moderati i messaggi e tutte queste cose, proprio con la necessità proprio dichiarata. Allora, di quello che noi diciamo non sono capaci di confutare neanche le virgole, neanche i punti, ma qualsiasi neanche affermazione che noi facciamo, hanno soltanto lo scopo di fornire il pretesto per cercare di chiudere questi spazi o di cercare di controllarli, affinché dei cialtroni che si spacciano per cacciatori di sette possano dire: vedete come sono nel segreto loro, anche se sono su internet, e internet è la dimostrazione della loro segretezza, della loro volontà di essere occulti. E questo appunto è un'attività che alcune persone stanno facendo. Esatto. Va bene, allora invece cominciamo il discorso, che chiudiamo qua il discorso. Sì, dopo. Cioè, praticamente esistono anche questi problemi che vanno affrontati, problemi che andranno risolti, insomma, un po' alla volta.
però la risoluzione sarà mano a mano che il paganesimo, le idee cominceranno a correre, a circolare e svilupparsi. Questo sarà la soluzione diciamo, sì, più rilevante. Tutto il resto che i sistemi che adotteremo saranno soltanto delle cose momentanee e contingenti, insomma. Però è solo lo sviluppo del pensiero, solo lo sviluppo della partecipazione, solo lo sviluppo della esternazione delle persone che potrà bloccare tutto questo, insomma. Sì, ecco, difatti anche in questo campo diciamo che le feste sono servite per organizzare alcune iniziative, tipo ad esempio è stata partita una nuova mailing list specifica sul panteo egiziano che si chiama Osiride. Gli ascoltatori che sono più interessati al discorso del panteo egiziano, se vogliono, se sono interessati, esiste questa nuova mailing list che si chiama Osiride, la trovate nella categoria paganesimo dei gruppi di Yahoo, e di conseguenza è totalmente libera. Chi è interessato a sviluppare logicamente il tema del paganesimo, del panteo egiziano, può trovare una nuova mailing list, con la garanzia che i promotori, essendo i promotori dell'Istituto Metriano e Studi Politeisti, alle spalle, e il motivo di questa mailing list è chiaramente quello di andare a cercare di comprendere, di analizzare un discorso religioso, e soprattutto un discorso religioso finalizzato a che le persone che partecipano al dibattito abbiano delle informazioni per la loro formazione. E questo è già un indice di garanzia. Va bene, 14° dibattito di stregoneria a Marostica, sì, venerdì 18 gennaio 2002, tema giudizio di necessità. Nel giudizio di necessità vi spiegheremo proprio la questione, come si vanno a costruire i giudizi e perché e come e quando e a cosa servono. Siamo entrati nel sistema sociale, stiamo affrontando il sistema sociale e stiamo affrontando anche questo tipo di cose, cioè stiamo affrontando anche questo tipo di contraddizioni, ed esistono dei sistemi, delle capacità per riuscire a comprendere questo, come avviene, dove avviene, quando avviene, perché avviene. Si chiama il giudizio di necessità ed è il terzo argomento del crogiolo dello stregone all'interno del sistema sociale. Siamo entrati nel sistema sociale, abbiamo giudizio di necessità e concluderemo a marzo con la follia controllata. Appuntamento allora a Marostica, giorno 18 gennaio, alle venerdì. Dalle 20.15 alle 20.40, e poi andremo alla sala dei dibattiti. Punto d'incontro è via Montello 66, via Montello, la statale, che da Marostica porta a Bassano, vi ricordo. C'è davanti all'ex sede emittente regionale Veneta, ex sede Radio Gamma 5, c'è un piazzaletto dove ci possiamo incontrare, insomma. Va bene, Francesco. Sì, sempre tenendo conto che chi vuole essere informato ha sempre la possibilità di scrivere su internet o tramite internet, mantenere i collegamenti e avere maggiori informazioni. Visto che poi gli ascoltatori che cominciano ad avere questo strumento sono sempre di più, sono maggiori, è bene che lo vadano a utilizzare in maniera continua, proprio perché permette, come diciamo sempre, un collegamento continuo, un'informazione, dati, notizie e una circolazione quotidiana di informazioni. Cosa scegli, Francesco? Puoi scegliere fra appunti sulla religione romana o la seconda parte della stella a 5 punte. Scegli, è lo stesso, uno o l'altro. È lo stesso, lascio a te. Lascia a me la scelta. Sì. Lascio a te. Lascia a me la scelta, Francesco. Allora, in programma avevo la seconda parte della stella a 5 punte, ma voglio togliermi un paio di sassolini, no? Sì. Sai, quel punto in cui noi come pagani stiamo cercando di far comprendere come gli oggetti siano dei e non ci sia un padrone dell'oggetto. Riusciremo a farlo capire, però c'è una cosa che mi preme, che mi va benissimo, no? E, anzi, due cose essenzialmente di cui vorrei parlare, e perdonatemi se non faccio la seconda parte della stella a 5 punte, però vi ricordo che la seconda parte della stella a 5 punte è molto filosofica e rompe più le scatole, cioè è molto più densa, diciamo, come concetti, che non quello che vengo a fare ora. Niente, ci sono due aspetti fondamentali della religione romana antica, no? Io ho avuto appunto sti libri, fra i quali ve lo cito, Esè Dumezil, che è praticamente il più grosso studioso, diciamo così, contemporaneo di storia religiosa, e ho avuto anche Karl Kerensky,
Kereny. Kereny, che è anche questo un buon studioso. Kerensky era un uomo politico. Kerensky, sì, è vero. Guarda, vedo talmente tante cose anche simili, Francesco, che ormai gli errori sono uno di Roma d'estaglio. Comunque, sono alcuni aspetti, diciamo così, della religione romana che non conoscevo, e uno però non l'ho avuto per visione, e ci ho fatto un libro, ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. In effetti, ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, io l'ho mandato anche in main list, è un capolavoro. Cioè, è un capolavoro anche se è scritto male, cioè non ha importanza come sia scritto, ma per le intuizioni della stregoneria in effetti è una cosa notevole. Infatti, quando è che l'ho capito questo? Quando mi sono letto Dumézil, perché in stregoneria non hai tutta la cultura che dovresti avere, cioè la cultura del mondo è immensa, no? Però hai l'intuizione, cioè hai la capacità di vedere le cose, di intuire le cose, oppure di costruire delle relazioni, delle sintonie con le cose, no? E allora a quel punto scrivi questo nella misura in cui ti è funzionale, però magari ti arriva la scoperta archeologica, ti arriva lo studioso che si fa un mazzo notevole, e tutto il tuo lavoro di alterazione della percezione ti accorgi che è solo un'illusione e non aveva invece un substrato reale. Quando invece lo studioso ti arriva a confermare gli aspetti dell'alterazione della percezione, cioè dell'intuizione che hai avuto, cioè di quello che percepisci, allora chiaramente, cioè, ti si allarga il cuore, dici, cioè, io non avevo le informazioni e sono arrivato, no, a concepire questo. Allora, vi leggo un pezzo che parla anche di un noto criminale, un tale Agostino, no? Che usa la Chiesa Cattolica, il quale ridicolizzava moltissimo gli dèi, e in particolare un tipo di dèi, quelli che sono proprio in ciò che porta a diventare eterni nella giornata romana, che sono i piccoli dèi, no? Cioè quelli che sono chiamati a pacottiglia. Bene, io vi leggo una pagina, un pezzettino di La Legione di Roma Antica di Dumézil, per spiegarvi ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, in cosa consisteva. Allora, attenzione, Sant'Agostino però si era documentato presso autori gravi che non pensavano affatto a scherzare. L'elenco sta parlando naturalmente di tutti quelli che ci sono, l'elenco delle piccole divinità minori che Agostino prendeva in giro, diffamava, infamava nei suoi scritti, perché ricordatevi che i cristiani sono sempre dei diffamatori, degli infamatori di professione. Presso autori gravi che non pensavano affatto a scherzare. L'elenco più importante, di cui egli conobbe anche una variante, proviene dai libri Iuris Pontifici di Fabio Pittore, per il tramite di Varrone, citato a sua volta dal commentatore di Virgilio. È l'elenco delle entità specifiche di cui il Flamine di Cerere, il Flamine, dopo ne parleremo, sarebbe il prete praticamente, cioè non il prete, non è una figura vederlo come prete, ma come sciamano, cioè lo sciamano della crescita. Il Flamine di Cerere recita i nomi quando sacrifica a Tellus e a Cerere stessa. Ciascuno di questi nomi di agenti in Thor corrisponde a un momento della coltivazione. Verwactor, vi ricordate ciò che porta i diventare eterni, quell'elenco assurdo che concepite di divinità dell'agricoltura che vi ho fatto e che vi ho spiegato una a una che cos'era? Bene. Verwactor per rivolgere il maggese, reparator o redarator per il ripristino del maggese, imporcitor per l'aratura a grandi solchi, insitor per la semina, sono tutti nomi di dei, eh? Obarator per l'aratura superficiale, occator per l'arpicatura, sarritor per la sarchiatura, subruncinator per la seconda aratura, messor per la mietitura, cunuector per il trasporto delle messi, conditor per l'immagazzinamento, promitor per l'estrazione del granaio. Quanti dei che avevano i romani, eh? In un ambito vicino, quando i fratelli compiono determinati riti espiantatori per gli alberi che asportano dal lucus di dea, scompongono il movimento e si rivolgono, per quanto risulta da loro stessi, acta, cioè acta sono elenchi, ad adolenda, a commelenda, a deferunda,
ad addolenda e a coinquenda, in quattro entità ordinate, secondo la sequenza dei loro interventi, anziché secondo l'alfabeto, avevano quali rispettive competenze nell'asportazione dell'albero, il taglio in vari pezzi, la squadratura e l'incenerimento. In questi esempi classici, i primitivi, cioè gli studiosi che parlano di primitivismo, riconoscono la più antica forma di rappresentazione divina dei romani. Gli dei meglio caratterizzati, secondo questi, sarebbero affiorati da simili gruppi, poiché avvantaggiati da un ambito d'azione un po' più ampio e più importante, oppure fondati su modelli greci. È sicuramente un'opinione del tutto sbagliata. Le entità specializzate che appaiono sempre in gruppo e le divinità autonome costituiscono due categorie irriducibili l'una all'altra e destinate a soddisfare bisogni diversi. In epoca storica, pur essendo numerose le liste di quelle entità, non si può citare alcun esempio di promozione di un personaggio quale Vervactor o Operunda a livello di divinità del tipo di Cerere e Giunone. Nulla permette di pensare che durante la preistoria le cose siano andate altrimenti. I cataloghi di indigentamenta, come si chiamano, non sono dei vivai di divinità e le entità ivi riunite non se ne allontanano autonomamente. Cosa mi significa questo? Significa che tutte queste divinità altro non erano che la capacità del singolo uomo o della singola donna di farsi quel dio o quella dea mentre manifestava quelle azioni. Mentre tagliava l'albero, via via che si applicava il taglio dell'albero, diventava tutti quegli dei. E nel diventare tutti quegli dei, metteva attenzione in ciò che faceva e non era più il taglio dell'albero devastante, distruttivo, ma era il suo farsi Dio nei confronti dell'albero per portare a termine gli intenti che aveva. Cos'erano dunque tutti questi gruppi? Non erano altro che la definizione della capacità dei singoli uomini di farsi dei. Chiaramente dopo la fine c'era il Dio principale che è Cerere, Cerere è la crescita, Giunone è la nascita, ma il fatto stesso di praticare Giunone, di essere attenti alla nascita del bambino, mettendo in atto tutte quelle strategie affinché il bambino nascesse bene, era un farsi Dio del singolo essere umano. E questo, ragazzi, lo trovate solo da noi. Sì, ma infatti soltanto le religioni non monoteistiche hanno questa caratteristica. Ma la cosa fondamentale poi di questa esistenza è implica anche se tutto il tuo agire è legato alle divinità, implica che ogni aspetto, ogni comportamento, ogni azione della tua attività concreta, ogni diciamo tuo movimento, ogni tuo comportamento, devi prestare attenzione, non puoi fare delle cose con insignificanza, incuranza, perché ogni tuo aspetto ha un legame divino. Se il taglio dell'albero, io ho tagliato ad agosto un albero alto 8-10 metri, un noce, su un pendio. Se non mettevo attenzione, cioè se non mi facevo Dio ogni volta che facevo un'azione su quell'albero, un albero da 8 metri, un noce, e sarà stato 35 centimetri di diametro, saranno stati 6-7 quintali. Ti viene addosso una roba del genere e uno ci resta secco. Esatto. Capisci? Farsi Dio significa preservarsi per costruire il futuro. Cioè l'azione che faccio deve andare a buon fine. Cioè metto in atto tutte le strategie perché vada a buon fine. Questo era il senso dei piccoli dei romani. Non è che i dei romani si mettessero in ginocchio a pregare tutti i loro migliaia di dei, ma erano semplicemente la rappresentazione di se stessi nelle azioni del quotidiano, il loro farsi Dio. Questo lavoro qua che ha fatto Dumezzi non fa altro che confermare dal punto di vista culturale quello che è la nostra intuizione. Cioè, non erano idioti i romani, esatto, che avevano milioni di dei. Cioè solo un agostino, solo un mentecato come un cattolico può pensare che i romani fossero degli idioti perché avevano un milione di dei. Che poi erano di più, insomma. Beh, basta pensare che ad esempio sentivo recentemente, si parlava che in India attualmente vengono considerati come minimo 30 milioni di dei. Sì. il bello di tutto questo è un altro, sempre
partendo da sto discorso qua, no? E adesso lo faccio anche, perché è l'altro discorso che voglio fare. Non si è mai capito in realtà la religione romana cosa fosse, cioè in realtà da dove viene fuori la religione romana? Perché è di una complessità spaventosa, cioè voi pensate che per elaborare quelli che sono i concetti della religione romana ci vogliono centinaia d'anni, non è così veloce la faccenda. Ebbene, c'è in effetti, perché sto Dumezile è uno che studia lingue, no? Cioè una lingua fonetica e i passaggi linguistici, e ce lo dirà adesso perché vi vengo a leggere quello che è. Ma la cosa è straordinaria per un altro motivo, perché non si sa come questi siano arrivati. E adesso ve lo leggo anche. E dopo ho degli intenti chiaramente per cui lo leggo, non è che ve lo leggo così. Allora, niente, vi leggo semplicemente quelli che sono le origini della religione romana, che non sono le origini, però vi do elementi per comprenderlo. Bisogna tuttavia resistere a questa suggestione, naturalmente prendo i capitoli a metà perché non vi leggo tutti, per cui cercate di seguire il discorso. Vedendo ciò che resta di Emain in Macia, Dumezil sta parlando dicendo che a Roma, siccome sono trovate tracce solo di pochi villaggi, poche capanne molto anticamente, si dice: ma come mai così poche capanne hanno fatto una religione così complessa? Cioè, come... E allora lui comincia: bisogna tuttavia resistere a questa suggestione. Vedendo ciò che resta di Emain Macia in Irlanda, o le tracce di una ventina di capanne circolari che si trovano ai piedi di Carc y Town, vicino a Oliard, perdonatemi la pronuncia, o tanti altri luoghi, è arduo immaginare che sia esistito in codesti paesi celtici un corpo di druidi i cui studi, teologia, rituali, diritto, tradizioni epiche, duravano fino a 20 anni. E in quanti cantieri di scavo proviamo il medesimo stupore. Ora così, come i Celti, loro cugini, i Latini che vennero a stabilirsi sul Palatino non erano uomini nuovi per i quali tutto doveva ancora essere creato, scoperto. Erano, la loro lingua lo prova, i discendenti di invasori venuti da lontano, a tappe, genti che oggi non possiamo più essere considerate primitive. Per la prima volta abbiamo occasione di scrivere qui un nome che tornerà spesso in questo libro. Erano degli indoeuropei. E lo prova appunto la loro lingua, degli indoeuropei conservatori. Cioè erano indoeuropei conservatori, che chiamavano importanti nozioni politico-religiose o magico-religiose col medesimo nome usato all'estremità opposta dell'area dagli indiani vedici, dai più antichi iranici e talvolta anche dai celti, per designare nozioni identiche o assai simili. Prescindendo dalla religione, che sarà il nostro argomento, è notevole che, per così come il capo della società vedica, Rayyan, adesso qua c'è la dicitura fatta dai linguisti, praticamente sarebbe il Rajà, e come il capo di tutte le antiche società celtiche, Rig, il capo della società romana primitiva porti il vecchio nome indoeuropeo di Reg. Già solo questo fatto attesta che gli abitanti delle capanne dei Montes Tiberini non erano gruppi di famiglie disorganici che dopo un certo tempo si sarebbero associati creando istituti nuovi, ma al contrario, che erano arrivati con una struttura sovrafamiliare politica tradizionale. Non è pensabile infatti che quegli uomini, quali avevano ereditato da un lontano passato la parola e la nozione di Rex, avessero dapprima trascurato tale nozione per restituirle poi una nuova vita sotto il medesimo nome. Non conosciamo direttamente il Rex latino, ma la comparazione del Ri irlandese, del Rajà vedico,
consente di abbozzare l'immagine del reg indoeuropeo da cui derivano. La nozione del Rajah non è, nonostante quel che si è supposto in passato, derivata da quella del capofamiglia. Come Ri, egli trascende le divisioni sociali, rappresenta dei valori, ha dei doveri e dei diritti che non si possono far passare per l'amplificazione della situazione di un qualsiasi capofamiglia. Come il Ri, con il suo druido personale, egli vive e funziona in simbiosi con un rappresentante eminente della classe sacerdotale, il Brahmano, che è suo cappellano, suo Purohita, e che ricambia con la protezione mistica la generosità da lui ricevute. La sua consacrazione è un'importante cerimonia religiosa, inoltre egli ha a sua disposizione tutta una gamma di cerimonie propriamente regali, e in particolare il sacrificio del cavallo, che fa di lui una sorta di sovra-re. Come in Irlanda un Ardri sta al culmine della gerarchia dei Rig, il Rex romano non doveva essere meno eterogeneo riguardo al corpo sociale che presiede. Sebbene ciò che si sa del suo fantasma in età repubblicana, il Rex Sacrorum, non basti a dar la misura di tale eterogeneità, va osservato che la solidarietà del Rex e del Flamine di rango più elevato ricorda quella del Rajah o del Ri con il principale druido o sciamano o bramano. D'altronde la Roma repubblicana ha conservato un significativo legame che studieremo più oltre, fra il sacrificio annuale del cavallo e, in mancanza del re, la casa del re, la reggia, e ciò in un rituale dal simbolismo simile a quello del Ashwamedha indiano. Queste analogie tra personaggi che portano il medesimo nome e hanno mogli chiamate con derivati arcaici per nasalizzazione del loro nome stesso, latino Regina, vedico Rajin, irlandese Rigain, non possono essere soltanto effetto del caso. Franco Carlo direbbe che il caso non esiste. Effetto del caso, perché ci fu continuità fra una struttura indoeuropea e la struttura romana che conosciamo. Le società del Palatino, dell'Esquilino, eccetera, presentavano la più complessa organizzazione tradizionale con un Rex affiancato sul piano religioso dal primo Flamen e dalle cerimonie regali tradizionali, la cui esistenza è ancora attestata dalla stazione finale della coda e della testa dell'Equus October in una regia trasferita sul Forum. Bene, dopodiché critica anche Fraser. In pratica, quello che è la religione di Roma antica, è quello che è la religione vedica, è quello che è la religione celtica, è quello che è la religione greca, prima dell'ultima fase, cioè quella degli Achei e quella degli Ioni, hanno esattamente la stessa identica origine. Sono popolazioni che si sono trasferite. Chiaramente, dopo trasferendosi, hanno trovato sul luogo altre popolazioni e hanno fatto il sincretismo. Per cui i Celti, che sono molto legati alla natura, hanno sviluppato questa organizzazione sociale legata alla natura, no? Cioè questa religiosità legata alla natura. A pensare anche a questo del genere dell'uovo che avevano tutte quante le popolazioni, cioè sapevano benissimo che loro avevano delle caratteristiche, però quando si legavano su un luogo sapevano che questo luogo aveva una sua dimensione in cui doveva vivere in armonia. E comunque quella stessa struttura religiosa ha mantenuto quattro caratteristiche, diciamo, portanti, no? Cioè dopo chiaramente ce l'ha tutte, che sono diverse. In realtà la religione indiana, i Veda indiani, hanno la magnificenza, no? Cioè hanno il magnifico, hanno il sogno, gli insegnamenti passano attraverso la guerra degli dei, no? Cioè gli dei combattono e insegnano agli uomini. I greci gli hanno dato la valenza della filosofia, l'hanno portato nel pensiero della relazione fra gli uomini attraverso il discutere, attraverso il mito e attraverso tutto quello che è, diciamo così, il discorso filosofico. I romani invece gli hanno dato la valenza giuridica, cioè un romano quando si rivolge a Giove dice: Giove aiutami, non dice aiutami Giove, dice aiutami prima di mezzogiorno, cioè tu non, per mezzogiorno non mi hai aiutato, vai a quel paese, cioè
il sistema. Beh, anche gli egiziani avevano questo, esatto. Cioè, nel senso che io ho visto alcuni papiri in cui c'era l'invocazione di Osiride, diceva: fa, o mi fai sapere questa formula che mi interessa, o ti faccio a pezzi e ti impedisco di. Sì, appunto, dimmi se un cristiano avrebbe questi comportamenti di fronte, esatto, a Cristo, insomma, cioè dire: ma come se tu non mi fai questa roba che mi serve, cioè questa informazione concreta, io ti spacco il crocifisso, ma che, quando mai un cristiano non avrebbe questo concetto? E i Celti invece hanno sviluppato questa relazione con la natura in maniera estremamente forte. Infatti noi parliamo sempre di calderoni dei Celti, no? Cioè parliamo dei vischi, parliamo delle erbe, parliamo di tutte quelle divinità legate sia ai fenomeni atmosferici che alla natura, che sono importantissime. D'altronde vivevano anche a nord loro, cioè era effettivamente importante questo. Però sta di fatto che ci sono. Beh, avevamo anche esempio, tutto quanto, esempio, la ritualistica esempio, dei vasi e dei calici rappresenta sempre la possibilità di mescolare le cose. Esatto, sì, questo è una caratteristica. Naturalmente tutte queste forme hanno tutto il resto dentro, soltanto che c'è una valenza principale e valenze di contorno. Per esempio, la mitologia romana, dove è andata a finire? La mitologia romana non è altro che quella che avete studiato come storia. Orazio Coclite, Romolo e Remo, i gemelli, Numa, cioè tutto questo, che poi esiste una realtà, cioè il fatto reale è esistito, però viene scritto 400 anni dopo, e 400 anni dopo gli si dà il valore della leggenda, cioè gli si dà quello che si percepisce, quello che si sente e quello che si lega. Per cui esiste una mitologia che solo che noi la studiamo come storia. Infatti i romani non amano molto le cose molto lontane, deve essere pratiche, vive, sì, immediate, devono servire, no? Ma tutte quante le società hanno questo, cioè nel senso che anche i greci, che pur levando la filosofia, era legata alla costruzione della comunità, certo, della polis, cioè nel senso che non era una speculazione puramente intellettuale, era una necessità di poter regolare delle comunità e di dare la possibilità che queste comunità fossero capaci anche di manifestare la loro opinione. Certo, se tu vai a creare un agora, una comunità, devi avere delle persone che hanno la capacità anche di parlare, di comprendere, di discutere e di teorizzare qualcosa. E logicamente è funzionale, cioè non è un vuoto pensiero, un'altitesa di un al di là, di una promessa, di una provvidenza. È veramente l'uomo che è facitore dei propri mezzi di comunicazione e che le divinità aiutano in questo. Poi c'è un'altra cosa ancora, no, da aggiungere, in India, l'India antica, i Celti e i Romani erano le uniche tre società a quei tempi, lasciamo perdere gli egiziani e quelli che arrivano dagli iraniani, ma a livello di indoeuropei, le tre società che hanno dei sacerdoti sciamani che mantengono il culto. Cioè queste sono le uniche, gli altri sì, hanno i sacerdoti, hanno tante cose, però è un'altra cosa diversa. I sacerdoti, i sciamani hanno questa caratteristica, e a Roma c'è un'altra caratteristica: quando si era dimenticato perché si seguiva quel dio, no, e c'era un flamine, cioè c'era un prete sciamano che probabilmente capitava, sai, poi uno si dimentica di dirgli a un altro perché magari crepa prima, non ha scritto niente, no? E non è che si eliminasse il culto, cioè il culto o anche il flamino, gli stessi privilegi che aveva il prete, cioè quel prete non perdeva i privilegi, semplicemente quel culto andava a morire un po' alla volta. Sì. Chi arrivava nuovo, cioè nuove divinità, che si facevano dei flamini, che si facevano degli istituti religiosi, a cui venivano concessi i privilegi, no, degli altri, ma non si toglievano un altro. Non è che si diceva: tu, siccome tu sei flamine di Pomona e siccome Pomona non ci interessa più, cioè la scartiamo, non esisti più. No, e tu continui il tuo ufficio e vengono aggiunti degli altri uffici, cioè degli altri riti, degli altri. Sì, ma altro questo appartiene alla dinamica della vita, cioè nel senso che ogni religione politeistica o cosiddetta pagana appartiene sempre alla capacità di essere dinamica, ma è perché è legata alla vita, cioè la vita si trasforma, si modifica, cambiano le comunità e non puoi pretendere di ripetere in ripetizione qualcosa, cioè non abbandoni quello che hai elaborato, che hai ottenuto, ma aggiungi quello che riesci a scoprire. Allora proviamo un attimino ad analizzare questi quattro atteggiamenti, no? Di queste quattro religioni. Il fantastico, l'India del fantastico, cosa abbiamo in questo? Abbiamo un uomo, un individuo, no? Perché è lui che scrive, è l'uomo che scrive, che guarda gli dèi che fanno le guerre. Cioè praticamente lui porta la sua percezione ad osservare gli dèi, cioè lui addirittura si fa giudice su ciò che fanno gli dèi. So se
vi ricorda qualcosa, non c'è rivelazione, ma è lui che si va, magari sbaglia a scrivere, magari non capisce un cazzo, non ha importanza, ma è lui che si eleva al livello degli dèi e assiste a ciò che fanno gli dèi, impara dagli dèi e riporta agli uomini ciò che ha visto fare agli dèi. Non gli hanno detto tu ti metti in ginocchio, eccetera. No, cazzo, guarda, stata, non so, adesso non vorrei sbagliare. Però basta pensare al Bhagavad Gita, ad esempio, anche, cioè, se volete, esatto, quel testo più conosciuto, ad esempio, in Occidente dell'India, che è il Bhagavad Gita, cioè, ad esempio, nel momento in cui il protagonista ha delle debolezze, è il Dio che dice no, ma tu devi combattere, cioè, sì, nel senso, non li ordina, cioè, è conscio che le cose devono essere fatte sempre con la percezione della persona, con la capacità di comprendere quello che viene fatto, cioè, non gli dice no perché io sono il Dio della guerra, tu parti e vai a combattere, no, cioè, nel senso, nel momento in cui tu dimostri debolezza, io ti sosterrò, ma non posso sostituirmi a te. E questo è l'uomo che si fa Dio. Proviamo a vedere nei Celti che manipolano la natura, che costruiscono e che si trasformano. E non è un'attività dei dèi. Non prendono mica le cose come gli ha dato perché è data la provvidenza. Sono loro che affrontano il mondo circostante e sono loro che trasformano. Per cui il druido si eleva a Dio, cioè manifesta se stesso. E dice alla gente manifestate voi stessi e mettiamo insieme gli elementi per avere una trasformazione, per avere un prodotto, per costruire il futuro. E questo non è un'azione da Dio. Beh, poi nessuno di questi sacerdoti va 40 giorni nel deserto a digiunare, nessuno si isola dalla propria comunità e nessuno va a attaccare la comunità in cui vive, anzi, certo, cerca di dare il suo contributo affinché la comunità in cui vive abbia la migliore condizione. Certo. Cioè, non è come ogni predicazione monoteistica che tende a demolire qualsiasi struttura in cui si trova, cioè si rende conto che non può essere risolto dalla realtà e che lui è quella realtà. Se no, ci penso. Allora, no, aspetta un attimino Francesco, perché abbiamo qui oggi c'è un po' di via vai per la festa dei ragazzi di Chernobyl, vi ricordo, e c'è naturalmente persone che vanno e che vengono in continuazione, per cui c'è anche questa festa, perché questi ragazzi vengono a fare un piccolo spettacolo qui a Cadoneghe e naturalmente qui c'è un via vai notevolissimo di persone. Allora, aspettiamo anche Francesco per continuare il discorso che stiamo facendo, perché altrimenti lo lasciamo un attimino fuori. Va bene, niente, parliamo ancora di questa rappresentazione degli uomini davanti alla vita, che è una rappresentazione pagana, perché a noi ci interessa proprio l'uomo, l'individuo, che dice io sono un Dio davanti all'esistenza, io sono un Dio davanti alla vita, io mi costruisco e io trasmetto agli altri esseri umani quello che io ho costruito e spingo gli altri esseri umani, o meglio preparo il cammino per gli altri esseri umani affinché il loro cammino, la loro trasformazione per diventare dei sia la più semplice possibile. Io rimuovo nella mia vita quegli ostacoli che impediscono agli esseri umani di continuare il loro cammino. E questa azione, che è l'azione del guardiano dell'anticristo, è un'azione fondamentale, perché significa permettere alle persone di svilupparsi e di crescere sempre. Crescere significa sviluppare il proprio potere di essere, il proprio pensiero, la propria volontà, la propria conoscenza, la propria libertà, tutto ciò che tende a legare, tutto ciò che tende a bloccare, tutto ciò che tende ad offendere e a impedire alle persone di svilupparsi nella vita. Bene, e questa rappresentazione noi l'abbiamo in tutte le strutture religiose antiche, e in tutte queste strutture religiose antiche chiaramente si manifesta in maniera diversa, si manifesta in maniera culturale diversa, anche perché la trasmigrazione delle persone, la trasmigrazione dei popoli incontra altri popoli sul loro cammino, per cui anche se a Roma arrivano un gruppo di indoeuropei conservatori, chiaramente a Roma nella zona, nel Lazio, incontrano delle altre popolazioni. Allora Francesco, questa abbiamo parlato delle prime due, parliamo pure della terza.
La terza abbiamo Se c'è bene da specificare, cioè conservatori noi abbiamo una valenza politica, sì. Cioè nel senso conservatore si intende che quello che gli è utile lo conservano, perché cioè noi diamo una valenza negativa nel esatto. nostro linguaggio corrente. No, e questo lo spiegavo dopo alla fine, perché in effetti Dumézil parla di conservatore, ma non è conservatore in senso negativo che si fa una barriera al nuovo, ma si conserva ciò che è utile proprio per aprirsi al nuovo, cioè c'è una valenza diversa del significato della persona. Allora, abbiamo parlato dell'India, abbiamo parlato dei Celti, parliamo della Grecia. Che cos'è la filosofia nella Grecia se non l'uomo che cerca di capire i meccanismi della vita, i meccanismi anche del trascendentale, chiamiamolo così, dell'universo, i meccanismi degli dèi, la loro rappresentazione e i meccanismi che portano in essere la vita, gli archè per esempio, della Grecia. Non è forse un farsi Dio della persona, cioè la persona che spiega le cose. Cioè, e non è il macellaio, l'assassino Paolo di Tarso che viene a dire che l'ignoranza, vedete quanto noi li freghiamo, noi siamo solo degli ignoranti, loro invece sanno. Non è forse invece il sapere, la conoscenza, un modo per farsi Dio, una rappresentazione di se stessi in quanto Dio? Allora, che cos'è la Grecia? E i suoi miti, che cosa sono della Grecia? Se non un modo dell'uomo che descrive gli dèi perché lui è un Dio. Sì, no, ma infatti la conoscenza è sempre alla base anche di tutte quante queste manifestazioni religiose, cioè nel senso che nessuna si dà sempre per qualcosa di rivelato, ma dice sempre la conoscenza, e poi la conoscenza che è trasmissibile, che è acquisibile da tutti, cioè nel senso che non esiste un Dio che ti illumina e tu diventi il suo profeta, se te che in base alle tue capacità riesci a comprendere e soprattutto trovi la condizione di non avere delle cose misteriose, ma trovi anche una comunità che è capace di trasmetterti, darti gli strumenti, darti le informazioni per poter che tu possa elaborare, comprendere e dare il tuo contributo. Siamo 2500-3000 anni che ci leggiamo ancora Omero, che ci parliamo di Aristotele, parliamo di Platone, parliamo di Carneade, parliamo degli Epicurei, parliamo degli Stoici, anche se c'è qualche cosa da dire. Cioè, stiamo parlando di oggi come oggi, stiamo ancora parlando di ciò che i padri greci facevano. Ma tra l'altro stiamo parlando di una minima parte, perché ad esempio esiste tutta una marea di testi che noi non conosciamo, che non sono pubblicati, che non sono mai uscite, perché basta pensare ad esempio soltanto a un autore come Nonno di Pannopoli, si è dovuto attendere quasi 15 secoli perché venga tradotto in italiano, cioè, esempio sono stati tradotti dalla Salerno dei testi, diciamo, sono 1600 pagine di autori sconosciuti che appunto per puro caso sono stati scoperti e sono stati pubblicati con un costo logicamente inaccessibile, ma sono quasi 1700 pagine di un volume consistente con centinaia di autori che noi non conosciamo. Cioè anche la nostra conoscenza, la nostra cultura è basata su una minima parte di quello che ci è rimasto, cioè non è che lasciamo parlare quello che abbiamo perduto in italiano. Lo stesso dicasi ad esempio per Porfirio e per Celso, cioè questo è significativo, cioè, nel senso che proprio solo i frammenti, ma proprio i cocci, le piccole parti sono sufficienti per creare la nostra cultura. Per cui pensate un po' se quello non era un farsi Dio, a dire alla vita io esisto, e se non era un camminare assieme agli dèi, se non era un espandere se stessi. Andiamo a Roma, andiamoci pure a Roma e parliamo del sistema giuridico. A Roma aveva la valenza giuridica della società, ma una valenza giuridica non si applicava solo all'uomo o al più debole, si applicava al Senato e si applicava anche agli dèi. Cioè, valeva per tutta la società. Valeva per tutti. E gli dèi erano la società anche. Erano parte integrante della società e le leggi avevano un valore. Cioè, quando Teatrica non protegge il teatro, gli buttano giù il tempio. Cioè, siamo seri, cioè, la quantità, la precisione giuridica è fondamentale nei rapporti fra le persone e Roma ci ha costruito questo, e su questa leggenda della capacità giuridica dei romani ci ha fatto la fortuna con i maiali del Vaticano, perché sono loro che si sono arraffati i trucchi, perché ciò che era l'intento della vita loro hanno trasformato in trucchi per far feste le persone. Però quello che è la struttura giuridica è una struttura sacra, perché quando si giurava a Roma, si giurava con Giove Filius o con Semo Sanco, ed era un giuramento sacro, non era un giuramento sacro, ma l'impegno era sacro,
ed era sacro per il Dio, era sacro per le parti contraenti. C'è un episodio, quando i Sanniti fanno passare i Romani sotto le forche caudine, no? Lo sconfitto va al Senato romano e dice: Romani, io non sono più romano adesso, adesso sono Sannita, e voi mi dovete portare dei Sanniti perché io non sono più romano. Mm. E viene accompagnato dai Sanniti dal Flamine di Giove. Il Flamine di Giove accompagna dei Sanniti, questi che ormai dicono sono Sanniti perché siamo passati sotto le forche caudine, e quando è dei Sanniti gli tira un calcio, questo personaggio, il Flamine di Giove, sulla gamba, e ha violato qualcosa che non poteva essere violato, cioè il Flamine di Giove non poteva essere violato, ha violato il Dio per permettere ai Romani di attaccare i Sanniti, cioè costruire la situazione giuridica per far la guerra ai Sanniti. Se lui non tirava quel calcio al Flamine di Giove, i Romani non potevano fare guerra ai Sanniti, per cui la precisione giuridica era fondamentale. E anche adesso, se voi guardate, quando vengono fatti i trattati internazionali, non è che fanno il trattato mi voglio questo, mi voglio quest'altro, ma si fanno un mazzo tanto davanti a ogni singola frase, a ogni singolo cavillo. Ricordatevelo questo. E questo è un essere Dio, perché si tratta alla pari con gli dèi. Gli dèi sono cose uguali. Fallo vedere dentro, dai. Ciao! Sì. Sì. Ciao. È Francesco? Sì. Siamo già visti. Ma se conosciamo già. In gamba sempre, perché sei in diretta, no? Sì. Vi saluto, vi lascio in mani buone. Ormai sta puzza del zuffo. Sì, cosa ci vuoi fare? Ce ne è sbrisciato un po' troppo oggi. Grazie. Ciao. Ma comunque c'è l'episodio che piace moltissimo a Francesco, no? Ogni tanto Francesco lo cita, adesso io qua non lo trovo, perché fatalità non me lo sono segnato, ma per dire la capacità giuridica, cioè Giove quando deve sapere se gli va bene di seguire, ogni tanto Francesco parla delle teste di cipolla, no? Ma era venere quel sacrificio. No, io l'ho trovato qua su Dumezil, riferito a Numa e fatto da Giove. Cioè, praticamente... Numa riferito a Venere, anche esiste una versione, sì. No, ma probabilmente penso che sia un classico della tradizione. Comunque io l'ho messo anche su internet questo episodio, no? Perché Giove deve mettere a vedere se può trattare con Numa, no? E allora Giove va da Numa e gli dice: senti, voglio che tu mi sacrifichi una testa. E Numa risponde: bene, vado nel mio orto e prendo, strappo una cipolla e ti do la testa di cipolla. E allora Giove comincia a dire: ma io veramente voglio qualcosa dell'uomo. E sì, Numa gli dice: sì, voglio l'anima. Sì, dice, esiste sì una versione anche appunto con Numa che è un Giove. E dice: bene, taglierò dei capelli e ti darò dei capelli. E Giove gli dice: ma io voglio qualcosa di vivo. Bene, dice Numa, ti darò un pesce. E allora Giove dichiara: sì, esistono delle varianti che dicono che Giove chiede un'anima. E allora dice: sacrificherò un pesce e avrai la sua anima. Esatto. Comunque, sì, dopo ci sono tutte le versioni, no? Però quello che è importante è che il Dio supremo, cioè quello che è la divinità suprema, tratta alla pari con l'uomo, cioè l'uomo tratta alla pari con la divinità suprema. Ma questo è farsi Dio davanti agli dèi. Ma non ha certo paura, ma anche perché tra l'altro esiste anche una leggenda in cui mi sembra che sia attribuita sempre a Numa, lui va a catturare Punk nel Lazio perché lui detiene l'informazione per fermare un'epidemia che esiste. Gli dicono: il tuo popolo, che se esiste questa epidemia, chi conosce questa possibilità di cura è il dio Pan, perciò tu devi catturare il dio Pan e costringerlo a fornirti questa informazione. E Numa, pur di salvare, dice: come io vado a catturare il dio, lo faccio prigioniero. Io ne ho letto appunto una versione romanzata, dice appunto: va nel bosco, tiene una trappola, Pan lo cattura e dice: va bene, sì, tu sei un dio, ma io ho bisogno di questa informazione per salvare il mio popolo. E costringe la divinità a dire: io non lo faccio per violarti o per essere contrario, ma tu hai un'informazione, io di questa notizia ne ho bisogno. Però non si crea il problema di dire come, provate a pensare a dire
ai cristiani: prendetevi Gesù Cristo prigioniero in una rete e lo costringete a dirvi la cosa che vi serve. No, e questo è il farsi Dio, no? Cioè, e abbiamo visto in tutto questo quattro rappresentazioni di essere dei in quattro popoli diversi. Cioè, voi vi rendete conto cosa vi abbiamo detto? E abbiamo detto che la storia dell'umanità, fino all'avvento del monoteismo, aveva una valenza filosofica, etica, morale, giuridica, assolutamente diversa, sì, da quella che è arrivata nel monoteismo. Questo vi abbiamo detto. Vi abbiamo detto che quello che stiamo costruendo come pagani politeisti è il nuovo che germina dal vecchio, però in una situazione diversa. Perché? Perché il monoteismo dobbiamo tenerlo presente. È il male, è l'orrore, è la distruzione della capacità dell'uomo di farsi Dio davanti al mondo. Questo è il monoteismo e noi questo non lo possiamo ignorare. Però per riuscire a costruire noi stessi dobbiamo porci davanti alla vita e dobbiamo porci come degli dèi davanti alla vita. Francesco? Sì, no, ma infatti questo io ho fatto la mia filippica. No, ma infatti, sai, quando si cominciano ad affrontare nel dettaglio e con esempi concreti, si accorge di quanto sia significativo e quanto sia fondamentale e profondo qualsiasi aspetto di una religione che non sia monoteistica. Cioè, nel senso che appunto noi potremmo anche prendere minimi particolari della religione romana o dello Stato romano o dell'impero e avremo sempre anche un comportamento essenziale di come deve essere una certa qualità della vita. Cosa che se noi dovremmo sottrarre sempre purtroppo il paragone con il monoteismo, sono cose che sono inconcepibili, cioè nel senso che il monoteismo è stato così abile nel pensare e nel proporre di dire che l'unico approccio che può esistere al divino è il loro tipo di approccio, cioè quando si parla di religione, si parla della religione cristiana e si dice vabbè, mettono qualcos'altro al posto di Gesù Cristo ma poi è lo stesso, ma non è così, cioè le cose non sono in una stessa maniera, cioè le parole, i significati, i contenuti, le finalità sono ben diverse, perché in tutto quanto l'agire di una civiltà politeistica pagana o che non sia monoteistica, esiste sempre la necessità che il Dio sia presente ed agisca. Non può rimanere fuori del mondo e non ne può estraniarsi, non ne può essere esentato. Esempio, Claudio citava prima l'esempio del teatro. Nell'antica Atene, quando si faceva teatro, si prendeva la statua di Dioniso e Dioniso partecipava, doveva essere presente al teatro, ma la divinità stessa doveva essere un'azione teatrale. Cosa sono di più grande come delle rappresentazioni teatrali, ad esempio, delle tutte le feste dionisiache? Cioè il Dio stesso partecipava ed era attivo. E a queste feste non erano esclusi gli umani potevano partecipare. E soprattutto Dioniso aveva bisogno degli uomini. Ma cosa implicava? Il fatto che tu fossi a contatto, che tu dovessi partecipare, implicava che con la frequentazione avevi la conoscenza. Avevi anche il discorso di una trasmissione di informazione, di potere, di nozioni, che non era una trasmissione della rivelazione divina del monoteismo in cui arriva un Dio sopra una nuvoletta e comincia a dettare un decalogo o un libro sacro e tu devi trascrivere, tra l'altro devi anche appunto trascrivere cose che sono incomprensibili, riesci a comprendere la cosa che ti è fattibile, che ti è raggiungibile, che è realizzabile, soprattutto in ogni forma divina che non è o religiosa che non è monoteistica esiste la possibilità dell'uomo di ripeterla, di continuarla. E soprattutto non esiste la funzionalità storica, cioè nel senso che non avviene che nel 2000 nasce un disgraziato come Gesù Cristo, basta, ed è lì cominciano i danni. No, esiste un qualcosa che ogni umano, ogni persona può fare nel paganesimo e ogni divinità è continuamente presente, non è che compare e scompare, è la nostra capacità di richiamarlo, di vivere assieme che ci permette di entrare in contatto, e questo non c'è mediazione, e soprattutto questo qui è trasmissibile non tanto con l'insegnamento puramente verbale, ma col comportamento. Cioè, se voi notate, tutti i monoteismi tendono sempre a essere statici, a essere fermi, a impedire qualsiasi movimento, a impedire qualsiasi tecnologia, a impedire qualsiasi capacità, cioè nel senso che l'uomo è pietrificato di fronte a Dio, è pietrificato di fronte alla divinità ed è impotente, impossibilitato, incapacitato in tutto, perché si vuole creare una condizione umana di persone veramente che non sono capaci di niente, che devono avere un qualcuno o un qualcosa che gli dica muoviti in questo senso, muoviti in quell'altro. Quando mai nel corteo di Dioniso, le baccanti o chi partecipa a quelle feste ha bisogno che il Dio dice no, stai muovendo il passo sbagliato,
No, perché si rende conto che ogni persona è un'individualità e che la sua individualità, la sua diversità dà un contributo alla riuscita della festa. Cioè, sarebbe assurdo pretendere di fare una festa in maschera e tutti quanti avessero lo stesso costume. La bellezza sta nella molteplicità. Cioè, questa è una battuta, però è indice che in ogni comportamento l'essere uniforme, l'essere monotono, l'essere monoforma implica sempre una perdita di ogni capacità, implica sempre il creare uno schematismo. E questo appunto che è la caratteristica base di ogni comportamento del monoteismo, quello di creare un modello che è irripetibile, che non può essere modificato o alterato. Ma noi vediamo anche una cosa che è fondamentale. Noi vediamo sempre che in ogni monoteismo abbiamo sempre il problema che i monoteisti si sentono abbandonati o non si sentono abbastanza vicini a Dio. Abbiamo il caso di Numa che si sposa una ninfa e vive con questa ninfa. Abbiamo il fatto che quando Giove deve dire conquistare credito per suo Numa, gli manda l'ancilla, gli manda lo scudo dal cielo che poi va nel costato dei sali. Cioè, Giove non può pretendere da un re la sua sottomissione, deve dargli un qualcosa che gli dimostri il suo potere. E logicamente il fatto che il re stesso imponga a Giove dammi una tua manifestazione implica la sua capacità di porre delle condizioni, di dire se tu sei il dio di questa città non puoi pensare di non vivere senza questa città, devi vivere questa città e devi offrirgli qualcosa. E questo è il fondamento di ogni struttura religiosa di tipo non monoteistico, cioè di tipo pagano politeista, proprio perché tutte quante queste forme religiose che sono fuori dal monoteismo implica sempre l'appartenenza, ma l'appartenenza degli uomini e degli dèi allo stesso mondo, alla stessa realtà. Perché appunto si parla sempre di molteplicità, proprio perché questo è fondamentale. Ma richiamo la molteplicità sia degli uomini, e richiamo la molteplicità che tutti gli uomini possono entrare in contatto col divino, implica che una società deve essere orientata verso tutti gli uomini, perché se tutti sono in grado di percepire il divino, di realizzarlo, di entrare in contatto, logicamente nessuno può essere escluso, nessuno può essere emarginato, nessuno può essere condannato, nessuno ha un peccato originale, un marchio di infamia, e di conseguenza perché è un peccatore, perché è un qualcosa che va contro la morale può essere escluso. Può essere qualcuno che erra, che sbaglia, però anche il suo errare, il suo sbagliare è all'interno di una realtà. Difatti, ad esempio, Mercurio è anche il dio dei ladri, ma è anche il messaggero degli dèi. E questo implica che tutte le manifestazioni umane appartengono a una sfera divina, che tutti gli uomini sono degli dèi, in questo senso, anche nel fare più negativo. Di conseguenza, solo comprendendo che non esiste solo un aspetto positivo, che non esiste solo un aspetto che può essere cosiddetto buono, bisogna anche accettare gli altri, sapere che la realtà è molteplice, che la realtà è multiforme, e soltanto se noi non facciamo delle discriminazioni all'interno della realtà, possiamo entrare in contatto col divino. A questo punto, se noi diciamo che la realtà è molteplicità, andiamo sempre sul discorso della partecipazione collettiva ai destini della città. Andiamo sempre allo scontro classico che noi abbiamo avuto tra una visione monoteistica, monototalitaria, di un Oriente che proponeva un imperatore e dall'altra parte dei soldati che combattevano per il loro Stato, la loro città, per la loro libertà, che non obbedivano a un principe ma obbedivano a se stessi, eppure obbedendo a se stessi non erano anarchici ma erano consci di quello che rappresentavano, eppure essendo pochi avevano la potenza della conoscenza e per questo hanno sempre affermato questo. Il fatto stesso, ad esempio, c'è Claudio si sta dilettando con la lettura di Apollodoro e no. La biblioteca di Apollodoro sì, me l'avevi sì, citato sì, ce l'ho. Ad esempio Apollodoro dice chiaramente che è Giove che va ad animare il contrasto tra Europa e Asia. Perché? Perché si rende conto che l'uomo, che l'essere umano, non può sottostare a una visione piatta in cui si deve uniformare. Ma lui non entra in gioco dicendo sono io che mi arrangio, sono io che mando il diluvio universale. Se tu, che sei Europa, non sei capace di comprendere la tua natura di libertà, se io che ti istigo, ti dico che tu sei diversa, che hai le tue capacità, che hai la tua dimensione, che hai la tua libertà, io ti dico questo, ma se tu non sei capace di comprendere che queste sono delle cose che ti appartengono, che sono cose tue, sei destinata a cadere in catene. Sì, ti ho detto di no perché c'è un mare di informazioni, Francesco, che fra poco andrò fuori dalla testa. Ma d'altronde, vedi, il mare delle informazioni, purtroppo, sai, quando il mondo del politeismo
quando apri una porta ne apri mille, cioè nel senso che c'è sempre un effetto valanga, ma d'altronde è così. Ma il problema di questa moltiplicità di informazioni è dovuto al fatto della povertà che il monoteismo ci ha sempre educato, cioè nel senso che noi sappiamo benissimo che il monoteismo implica una numerazione, cioè quando tu cominci a dire sì, esiste un Dio, esiste una Trinità, esistono i 10 comandamenti, esistono 4 evangelisti, siamo sempre all'interno dei numeri e i numeri danno sempre una limitazione, danno sempre un confine spaziale, danno un confine materiale, danno un confine spirituale, perché logicamente ti sono forniti dei modelli di comportamento, questi modelli di comportamento sono pochi, sono poveri e di conseguenza tu pensi che la molteplicità della vita possa essere ricondotta a questi termini così squallidi come quello come il cristianesimo e Cristo va a rappresentare. Quando ti accorgi che la visione del mondo è più ampia, veramente dici cavolo, quante cose devo apprendere. Ma noi dobbiamo anche liberarci di 1500 anni di miseria cristiana, dobbiamo liberarci anche dallo squallore e dalla miseria della figura di Gesù Cristo. E non pensiamo che, cioè, che Gesù Cristo sia insignificante, ha rappresentato veramente, nella sua raffigurazione di essere un cadavere appeso in bella mostra, ha rappresentato la mortificazione, la distruzione, l'annientamento del corpo dell'uomo. E insomma, e hanno agito bene, hanno agito a livello profondo, hanno agito prima di tutto sugli uomini, sai, il recuperare la nostra divinità non è un lavoro semplice, non è una cosa che ti viene data, cioè, non è un rito, si chiamano rito di monoteisti, che è il battesimo che ti libera da un peccato originale, cioè, non puoi pretendere che ti sia così regalato, cioè, c'è sempre il tuo agire, che il tuo agire, se sei debole sarà debole, se sei forte sarà forte, ma soprattutto implica una tua volontà, una volontà di potenza, cioè, però è tuo. Lasciando stare il tuo richiamo nizzano, però quello sì, che sì, è fondamentale sì, in base di ogni paganesimo è la volontà, cioè il dire io voglio, io posso, certo, io desidero, cioè il dire che io non mi anniento, ma io mi affermo nella mia massima potenza, io mi affermo come essere assoluto, io mi affermo come divinità, io compio un'opera di imperio, di volontà, e questo passa ben diverso tra l'umiliazione, la rassegnazione, la sottomissione, l'accettazione passiva di quello che offre il monoteismo. Certo che è un modo di approccio alla realtà, alla dimensione della vita, che è totalmente diverso, certo, e richiede moltissimo, insomma. Va bene, Francesco, in effetti questo che abbiamo riassunto oggi è una delle cose fondamentali che stiamo facendo, cioè che stiamo costruendo, che stiamo portando avanti, ed è la cosa che maggiormente fa infuriare chi detiene il potere, sì, cioè i cattolici praticamente.